Ed eccoci qui, ben connessi di nuovo con RDA Radio 1, Web Radio Associate, Antenna Romana 1 e tutti gli altri canali con noi consorziati. Salutiamo anche il gruppo Fracalcio e Realtà The Original di Roma, artisti nostri amici di Palermo, e da Palermo il nostro grande fan, il nostro grande tifoso Maurizio Tumminia, tifosissimo del Palermo, che però ascolta attentissimo le trasmissioni anche sulla Roma. E questa è la Roma. Buon pomeriggio a Massimo Penzo. Pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori, Roberto. Oh, e abbiamo ascolti molto forti anche da Palermo, questo ci fa molto piacere. La Sicilia è con noi, ma noi cerchiamo tutta la penisola, dal nord a sud, dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanarra al La Reno. Sicilia poi è una regione stupenda, quindi merita, merita, come tutte le altre, ma la Sicilia in particolare, perché dai, sono molto legato io alla Sicilia. Esatto, è vero. Sì. Allora, caro Massimo, siamo arrivati a un bivio, perché la tabellina fa 3x3, 9, e 9 punti sono arrivati. Ora però viene il bello, perché domani alle 18, causa Festival di Sanremo, ci sarà Roma-Inter, è stata anticipata proprio per il Festival, come è stata posticipata la partita della Juventus per lunedì sera. E c'è il festival che condiziona tutto, va bene, andiamo avanti lo stesso. E noi siamo totalmente contrari perché ci poteva stare tranquillamente la partita alle 20:45, però va bene così. Allora, alle 18 Roma-Inter, per me è una Roma che è arrivata a un bivio fondamentale perché adesso comincia il bello del ballo, no? Adesso abbiamo avuto tre squadre che sono state alla portata della squadra giallorossa, 9 punti, che ci hanno fatto comodo, ci hanno riportato al quinto posto, però domani troviamo l'Inter. Speranze, sogni, illusioni, chimere, utopia o realtà di poter battere l'Inter? Il calcio si sa sempre che Goria batte Davide qualche volta, no? E anche se la Roma non è proprio Davide e l'Inter non è Goria, perché l'Inter è un'ottima squadra, ma non è imbattibile, anche se nel campionato italiano è fuori dubbio che è la più forte, no? Sta dimostrando dal suo curriculum, da quello che è l'andamento, batte tutti, vince con tutti, però insomma la Roma mi pare. Al di là dei risultati con tre squadre diciamo di bassa classifica più che media, però è una squadra che sembra che abbia recuperato diversi giocatori, che abbia finalmente un'identità ben precisa. E io non dico che sono fiducioso, però aspetterei prima di poter darla per morta la Cioè, Roma. beh, questo fuori Che discussione, ma, secondo me ci può. domanda nuda e cruda, è De Rossi che ha portato un nuovo spirito o sono i giocatori che erano semi ammutinati con Mourinho e adesso si sono sciolti? Ma io dico che può essere un insieme di cose, un insieme di fattori che hanno contribuito. Sai, Mourinho era cominciato a diventare ingombrante per qualcuno e evidentemente hanno riacquistato un po' di fiducia. Parecchi giocatori o diversi giocatori stanno giocando nel loro ruolo naturale, non in un ruolo snaturato, come per Certo. esempio Cristante, che è l'uomo per tutte le stagioni. O lo stesso Zaleski costretto a fare terzino sinistro o destro, quando Zaleski non è mai stato un terzino. Quindi voglio dire, è chiaro che fatica, no? Poi questo che succede, ragazzo è giovane, prende gli insulti, legge i social, legge quell'altro, insomma si crea tutto un vortice di situazioni particolari e a questo punto era meglio cambiare. Poi che sia stato De Rossi o no, questo non te lo so dire. Però insomma ha contribuito sicuramente De Rossi. Oh, Questa cosa. anche perché l'impostazione a centrocampo è affidata come regista centrale a Paredes, Cristante dovrebbe orbitare tra destra e sinistra, mentre l'altro centrocampista sta sulla fascia sinistra costante. A questo punto forse sono ben delineati anche i ruoli, soprattutto anche perché c'è Angeligno che prima non c'era e se torna a essere l'Angeligno che conoscevamo, beh, sulla fascia sinistra cominciano a essere dolori per gli avversari. Diciamo che anche dei recuperi di diversi giocatori, Pargano stanno recuperando tutti, quindi voglio dire, se la Roma ha tutti i recuperi e tutti stanno bene, non è proprio una squadra scarsa. Insomma, no? Sì, è una squadra che può arrivare, secondo me, pure fra le prime quattro, non certo al primo posto, questo no, però A fare 4 ci può lottare, però vediamo come va a finire.
Anche perché adesso c'è la risurrezione dell'Atalanta che diventa un avversario molto pericoloso per il quarto posto, Sì, ma ce ne sono diverse, tutte lì, insomma, l'Atalanta, dalla Lazio in su, sono tutte, possono tutte ambire al quarto posto, dal Napoli, più che dalla Napoli, Fiorentina, Lazio, Roma, Bologna, no, beh, perché mi pare che però sta a parabola discendente. La coincidenza strana è che le prime due del campionato precedente, ovvero sia Napoli e Lazio, sono le squadre che letteralmente, parlando in gergo, sono quelle più scoppiate. Sì, però anche se la Lazio, insomma, io non la darei per morta. Quella che è più scoppiata sembra il Napoli, ma ha avuto un po' di infortuni, un po' di problemi interni sicuramente, e quindi il calcio si va presto a crollare. E quindi la situazione non è Esatto. stata, secondo me, cambiare Mazzarri, Garcia con Mazzarri non è stata l'aprile, Beh, però, secondo me. secondo le dichiarazioni di De Laurentiis, Garcia poi ha fatto di testa sua e lui l'ha messo alla porta perché De Laurentiis aveva dato le direttive anche all'allenatore, cioè è il factotum, il padre padrone del Napoli. Non va bene fino a che c'hai gli allenatori così consistenti, perché non è possibile una cosa del genere. Certo. Cioè l'allenatore deve decidere. Tu questo lo puoi fare con certi allenatori, ma non con tutti. È vero, e Capito? Cioè, soprattutto sai, quelli gente più che quotati. voglio dire, ma non esiste che tu fai come pari. Uno devo dire per cui Spalletti pure è andato via, perché questa ingerenza di De Laurentiis, che probabilmente è come altri presidenti Sì, che vogliono che guarda, vogliono, essere che i vogliono padroni, padre padroneggiare su padroni, tutti i non è fronti, è vero, è vero, è vero. non è Oh, qui invece possibile. abbiamo la proprietà del silenzio, proprio silenzio assoluto, totale, come se fossero invisibili. Ma guarda, questi io non mi stupisco di questo. Gli americani hanno preso Roma per fare affari, per fare business, e quindi tutto il resto delegano. In questo momento hanno delegato tutto alla signora Greca, che pare che faccia di tutto. Va bene? E loro quello che pensano è solo a tutta la parte manageriale, la parte di business, di affari. Ma cioè, ne abbiamo avuti altri di precedenti così, quindi non è che ci interessa. È vero. Oh, Evidentemente sono loro che cacciano i soldi e loro che devono decidere quello che certo. fare, come comportarsi. Invece una nota umana che stava un po' su tutti i giornali, anche sui social, cioè nessuno della società ha partecipato ai funerali di Giacomo Losi. A me sembra una situazione molto negativa per la società. Cioè, giudico serenamente perché ho dovuto togliere tutti quelli che, come al solito, leoni di tastiera hanno cominciato insulti, offese e via discorrendo. Però sta di fatto che neanche un rappresentante della società, neanche il signor Daniele De Rossi, siano andati ai funerali. Oggi De Rossi si è scusato con il figlio di Losi dicendo purtroppo che gli impegni non gliel'hanno permesso, però forse è una mancanza di stile da parte della società. Qualcuno ci sarebbe potuto andare anche in rappresentanza. Ma io della società non mi stupisco di niente, ti ripeto, questi non sanno nemmeno chi è Losi, quindi non possiamo pretendere che nella loro mente mandare le condoglianze è stato più che sufficiente. Quindi no, non è che possiamo pensare che questi siano tifosi della Roma o tifosi di quello che è, sennò dovrebbero fare un discorso del genere a tutti i vecchi giocatori che abbiamo muoiono, perché Losi è stata una bandiera, è vero. Ma ce ne sono tanti che sono morti dell'età più o meno di Beh, Losi, che sono recentemente morti un pure po' Aldo prima. Bett di quella formazione Scusa, là, ma quanti no? ce ne sono stati? Ma allora che fanno? Nessuno si è preoccupato di andare ai funerali o okay. Che? Mancanza di stile, è il modo loro vivendi. Loro sono così, non è che possiamo criticarli, fino a un certo punto si possono criticare, capito? Secondo me. Sì, beh, certo, ognuno esprime Ma liberamente vanno la le propria. condoglianze, buonanotte, arrivederci e grazie. Non è che possono salire a pensare, ma quello era, insomma, era una vecchia bandiera della Roma. Questi manco danno che sono le bandiere. Cioè, voglio dire, ma di che stiamo a parlare? Stiamo a È vero, parlare. mi De sta. Rossi ha giustificato. Ora, se è vero o non è vero, non lo so, ma probabilmente si gli è passato anche di mente, perché erano tanti amici con Sì, Losi, beh, quindi. tante foto ci sono tra lui e Losi, è vero, è Capito? vero, è Quindi vero. non vedo come possono, Daniele è capito? partito in punta di piedi, qualcuno mi ha scritto che probabilmente a un certo punto, quando la corda si è spezzata,
Il cambio era stato previsto già qualche tempo prima, perché Daniele non è arrivato spaesato, come ha messo piede a Trigoria aveva già l'ufficio pronto e sistemato. Sono magari motivi, forse dettati solo da telenovele, per carità, però sono ragioni sufficienti per poter comprendere che il cambio con De Rossi era già stato programmato, non dico da lungo tempo, da un piccolo margine di tempo, sì. Poi noi abbiamo appreso solo la ufficialità. Ma io questo non lo so, questo non lo so. E comunque De Rossi è un uomo di sport, è uno che conosce l'ambiente Roma, è uno che ci ha fatto 20 anni a Roma, quindi non credo che ci sia problemi. Io sono stato contentissimo della scelta, quello che mi dispiacerebbe è che fosse l'uomo da mezza stagione, cioè che andasse via. Questo significherebbe che lui o ha fallito oppure è già tutto programmato. Massimo, Però però se bisogna aspettare la fine del campionato perché queste tre partite a 9 punti e siamo tutti d'accordo in linea. Poi bisogna vedere da qui all'ultima partita cosa accadrà. Ma io sono di questo parere, che se devi prendere un allenatore new age, che non sia che ti posso dire, un Conte o un Guardiola o un Klopp, eccetera, io tanto vale che mi tengo De Rossi, perché devo andare a prendere Palladino? Ma che tu pensi che tale Palladino conosca il calcio di De Rossi? Io non credo proprio. Insomma, De Anche Rossi conosce tutte le sfaccettature, tutte le sfumature. Scusa, per... è un Prego, uomo di prego, calcio e della Roma, ma per prego. cui? Oh, ma perché hai nominato proprio Palladino? Scusami. Perché ne fanno il nome, prima Modesto come direttore sportivo, che sembrerebbe Modesto allora che è direttore sportivo del Monza, Sì, e sì, poi sì, sì. porterebbe Palladino, perché sai, i giornali se reclamano, fanno presto a chiamare, Vabbè, ci fanno le telenovele sopra, no? quindi, Oh, però Tomà, è che... scusa, scusami, Prego, 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 continuo un attimo io. Allora, vi ricordo sempre che questa è la Roma. Diamo il tempo a Massimo Penso, magari di bere pure un bicchiere di acqua, per carità. E questa è la Roma che sta affrontando. Non, avevo preso una calata non italiana, stava affrontando l'ante Roma-Inter, che è una partita di cartello. Per il momento ci stavamo girando intorno per questa prima parte e praticamente stavamo dicendo in sintesi che De Rossi, a quanto pare, è l'uomo giusto al momento giusto. O no, io ci Massimo? sono, Sì, eccomi. dicevo, De Rossi, l'uomo giusto al momento giusto. Ma secondo me sì, tra l'altro a me piace la sua idea di calcio, lui si ispira molto a Luis Enrique e a Spalletti. Spalletti è l'allenatore che preferisco io dopo Lido, Sì, quindi certo. non l'ho sempre detto, per cui ho sempre avuto un grosso rimpianto, poi alla fine esce fuori tutto che dove sta la verità, che molto spesso viene gonfiata dai giornali, viene gonfiata da chi deve vendere, da chi deve fare informazione, e quindi magari la verità sta sempre a metà, quindi come tutte le cose. Allora, Per oggi, cui no, allora noi oggi dobbiamo dare la linea allo studio centrale per la pubblicità sociale della Lega del Filodoro. Vi invito a sentire lo spot attentamente e scrupolosamente perché non si tratta di spot commerciale. Però alimentiamo una domanda sulla Roma. Mi risponderai dopo che riprenderemo la linea, Massimo. Allora, va Mourinho aveva bene. detto che non aveva gli uomini idonei per fare la difesa a 4. De Rossi... con i limiti che si hanno, chiaramente sta dimostrando il contrario. Ci fermiamo con questo interrogativo e tra un minuto ritorniamo in onda, d'accordo, Massimo? Ok, grazie, Massimo. Allora, io vi dico di attendere un minuto per questo spot e poi, naturalmente, di nuovo in linea ci sarà Massimo Penso. Grazie.